Io sono Davide Arnaghi. Federica Colombo. Andrea Costantini. Il nostro team si chiama Beware e abbiamo deciso di occuparci di un progetto di relazione tra dati biometrici e situazione. Quello su cui stiamo lavorando al momento è un network neurale che sfrutta il deep learning per correlare i segnali ECG con vari tipi di eventi che possono occorrere, come ad esempio fibrillazione atriale oppure un caso di infarto. Abbiamo deciso di dividerci i compiti e Federica si occupa del filtraggio del segnale ECG. E vabbè, quello a cui sono arrivata adesso è l'elaborazione del segnale che ho preso su di me, e siamo arrivati a filtrare le frequenze interessanti. Abbiamo eliminato la frequenza di rete, come si vede qua, questo è il segnale finale, e ottenuto un segnale abbastanza pulito. Poi Andrea invece si è occupato... Allora, io mi occupo di trasformare il segnale nel tempo, nel dominio della frequenza, creando delle immagini che possono essere usate per fare training con la macchina virtuale. E tutto utilizzando generalmente la trasformata di Fourier. Infine io mi sono occupato della parte di relazione tra immagini e deep learning utilizzando il framework di Caffè, che è un semplice programma che aiuta a sviluppare modelli di deep learning. Quello di cui mi occupo è prendere le immagini create da Andrea e insegnare al network a riconoscerle per quello che sono, ovvero l'episodio di infarto piuttosto che di fibrillazione atriale e via dicendo. Speriamo di poter utilizzare questo tipo di approccio allo studio di dati per correlare varie situazioni, come ad esempio predire attacchi di panico. E il nostro progetto è principalmente basato su questo. Ok, perfetto. Per ora grazie, ci aggiorniamo più tardi. Ciao.